Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Valentina ed è quasi un anno che aspettavo di essere qui a celebrare l'arrivo della mia stagione preferita, l'autunno. Lo facciamo realizzando insieme una zucca lavorata a maglia, perfetta per decorare un angolo di casa e godersi, anche dietro ai vetri, le atmosfere romantiche di questo periodo. Se non l'hai già fatto, ti ricordo di iscriverti al canale se non vuoi perderti i prossimi video tutorial e le ricette. Per questo progetto, sponsorizzato da Prim, che ringrazio molto, useremo del filato in lana, un set di ferri a doppia punta, un ferro ausiliario, marca punti, contagiri, imbottitura sintetica, forbici e ago da lana. Trovi tutti i materiali elencati e linkati sul blog e nel box informazioni. Pronti a cominciare? Prendiamo prima di tutto dal gomitolo il filo per l'avvio. Per sapere quanto ne occorre io uso un metodo empirico che però funziona. Faccio un giro morbido del filo intorno al palmo della mia mano per ogni 10 maglie da avviare. Un paio di giri in più li lascio perché mi servirà del filo extra per rifinire il lavoro. Avvio su uno dei ferri 45 maglie. Io lavoro con il metodo continentale perché lo trovo più comodo, però puoi seguire questo schema tranquillamente utilizzando anche il metodo inglese, quello con il filo tenuto sulla mano destra, per capirci. Per l'avvio faccio un anello intorno al pollice sinistro, ci faccio passare dentro la punta del ferro destro e tiro dentro il filo che tengo teso con l'indice. È più difficile a descriverlo che a vederlo, quindi assolutamente guarda il video. Uso un proteggipunte per non far scappare le maglie dal filo e vado poi a distribuirle su tre dei ferri a doppia punta. È importante spostare i punti raccogliendoli dal retro, altrimenti poi nel lavorarli si presenteranno ritorti. Ne sistemo 15 per parte per avere una distribuzione uniforme. Durante la lavorazione delle trecce però poi sarà utile avere le maglie a dritto tutte vicine, comunque si possono spostare tranquillamente quando sarà necessario. Facciamo attenzione anche a non torcere i fili e a mantenere dritta la riga dell'avvio. Per evitare di avere una difformità di tensione nel punto in cui vado a congiungere il lavoro circolare, io faccio questa cosa qui. Vado ad accavallare e scambiare la prima e l'ultima maglia. Poi, appena dopo la prima maglia del primo ferro, sistemo un marcapunti. Questo è fighissimo perché è anche un contagiri. In questo modo so sempre a che punto del giro mi trovo e anche a che giro mi trovo. Sistemo il marcapunti sullo zero e lo aumento poi alla fine di ogni ferro completato, quindi di ogni giro completato. Per i primi tre giri lavoriamo 6 maglie a dritto e 3 maglie a rovescio, alternando questa lavorazione fino alla fine di ogni giro. Dopo il primo giro lavoreremo sempre le maglie come si presentano, quindi il dritto a dritto e il rovescio a rovescio, è facilissimo. Nel lavorare con il gioco di ferri, quando finisco i punti su uno dei ferri, sposto le maglie al centro, in questo modo non cadono quando passo al ferro successivo. Nel primo punto di ogni ferro tiro poi un pochino il filo, in questo modo poi nell'effetto finale non avrò degli spazi o delle maglie troppo morbide. Per questa zucca sto usando dei ferri più piccoli di quelli che sarebbero richiesti da questo filato che andrebbe lavorato con l'8. Quando la riempirò in questo modo le maglie saranno ben fitte e reggeranno la pressione dell'imbottitura che così non tenderà a scappare da tutte le parti. Finiti i primi tre giri vediamo già bene le coste a dritto e dove andremo a creare le trecce. Intrecciare le maglie non è complicato, però ci serve un piccolo ferro ausiliario. Con questo ferro, quello di prima ha anche una gobbetta che trattiene i punti, vado a raccogliere le prime tre maglie e le porto in questo giro sul davanti del lavoro. Poi, con i miei ferri a due punte, vado a lavorare tranquillamente le tre maglie dritto successive.
A questo punto vado a riprendere le tre maglie dal ferro ausiliario e le lavoro. Proseguo con tre rovesci e poi ricomincio, intrecciando sempre le maglie al dritto, sistemandone tre sul davanti del lavoro. La posizione del ferro ausiliario in questo caso è importantissima perché determina proprio la direzione della treccia. Quando lavori le maglie intrecciate, il lavoro sembra più teso del dovuto in quel punto, quindi cerca di tenere il filo abbastanza morbido e vedrai che poi nei ferri successivi il lavoro si distenderà. Procedi in questo modo per tutto il giro numero 4 e poi lavora 3 giri uguali al giro 1, alternando 6 dritti in corrispondenza delle trecce a 3 rovesci. A questo punto si vede bene proprio la direzione della treccia data dal posizionamento del ferro ausiliario, come ti dicevo prima. Nel giro 8 andiamo a intrecciare le maglie, sistemando però il ferro ausiliario sul retro del lavoro. Si fa esattamente come prima. Raccolgo 3 maglie sul ferro ausiliario, le posiziono sul retro del lavoro questa volta, lavoro le 3 maglie successive e poi torno a quelle che avevo messo in sospeso. Procedo con 3 rovesci e ripeto fino alla fine del ferro. Finito poi il ferro 8, andiamo a ripetere questo modulo di 8 giri per altre 4 volte, fino ad avere 40 giri. Al giro numero 40 lavoriamo poi un'altra volta i giri da 1 a 3, quindi 3 giri con 6 dritti e 3 rovesci. Fatto questo, il nostro tubolare è pronto per diventare una zucca. Andiamo a chiudere il lavoro accavallando le maglie e facendole scivolare giù dal ferro.
Tagliamo il filo lasciando una lunga coda che ci servirà poi per rifinire la zucca e lo facciamo passare nell'ultimo cappio. Andiamo poi a cucire con una filza lungo il bordo che si è creato. Tirando poi questo filo andremo praticamente a chiudere l'estremità del tubolare. Assicuriamo il filo con un nodo il più possibile vicino al lavoro, ma non tagliamolo. Andiamo a questo punto a inserire l'imbottitura sintetica. La partecipazione del gatto non è indispensabile, ma è gradita. Inserisco l'imbottitura all'interno di questo tubolare che appunto da un lato è chiuso, facendo in modo di allargare bene la parte bassa, quindi non riempiendolo solo in altezza, perché in questo modo le trecce, che erano tutte un po' contratte dalla tensione, diciamo, sbagliata e un po' stretta della lavorazione, si riveleranno in tutta la loro bellezza. Una volta riempito il tubolare, chiudo anche l'estremità che rimane utilizzando la coda lunga che avevamo tenuto all'inizio, proprio come abbiamo fatto con l'altra, quindi punto filza, tiriamo e annodiamo. Inserisco poi l'avanzo di questa codina nell'imbottitura e così la faccio sparire, e questa cosa vale per tutti i fili che rimangono sospesi dalle cuciture. A questo punto vado a riprendere l'altro filo, quello lungo che avevo lasciato in chiusura, e lo faccio passare attraverso il centro della zucchetta con un ago. Vado a posizionarlo nell'area che si trova in mezzo alle trecce, in modo proprio da schiacciare quella parte che abbiamo lavorato al rovescio. Tirando un po' si formeranno proprio le classiche coste della zucca. Attenzione a non tirare troppo perché la lana si può spezzare. Proseguo così con tutte le trecce, poi esattamente come prima annodo il filo vicino al lavoro e lo lascio in sospeso, perché a questo punto devo andare a creare il picciolo. Per il picciolo possiamo incollare un rametto oppure un bastoncino di cannella ad uso non alimentare, oppure, come ho fatto io, lo puoi creare con un molinetto e uno scampolo di lana marrone. Utilizzando il filo in avanzo la cucio al centro e poi vado a sistemare anche questa nel mio campo di zucche casalingo. Se questo tutorial ti è piaciuto, ti ricordo di lasciare un like e un commento, e se vuoi creare altre zucchette con tecniche diverse ti lascio qui in info box il link al video dello scorso anno della zucchetta patchwork da cucire. Se vuoi condividere la tua zucca, taggami su Instagram come Valefatina e sarò felice di ripostarla nelle mie stories. Ci vediamo al prossimo tutorial o alla prossima ricetta. Ciao e buon inizio d'autunno!